Siamo online con il rottamatore. Come la testata dichiara, vogliamo rottamare l'Italia. Se chi ha introdotto questa parola nel lessico della politica lo farà, saremo con lui, altrimenti lo stimoleremo, lo pungoleremo e con molti siti ricchi di contenuti cercheremo di proporre temi per questa Italia da rottamare. Dentro questa piattaforma ci sarà una rubrica che è la posta della politica, che oggi inauguriamo, in cui risponderemo a mail, sollecitazioni che ci vengono dalla rete, dai social network, e lo facciamo oggi in apertura, diciamo, prendendo spunti da quello che dai social network ognuno di noi riceve in questi giorni. Naturalmente la domanda più frequente è quella riguardante la stretta attualità politica, e cioè la legge elettorale. Si farà questa legge elettorale? Chiedo a Fabrizio. Probabilmente si farà, a questo punto, al punto in cui siamo, la legge elettorale si fa, e bisogna capire se si fa anche, come dire, se la si rende anche attuabile, perché la discussione adesso è, che è un po' uno dei tanti paradossi di questo paese, fare una legge elettorale subito ma impedire che questa legge elettorale possa essere applicata subito, perché alcune delle forze che fanno la legge elettorale non vogliono votare, dunque temono appunto che se si fa poi dopo si va a votare. Dunque noi avremo probabilmente una legge inapplicabile per decisione di quei medesimi che l'hanno approvata, e ripeto, questo è un bel paradosso. Ma la sostanza qual è? La sostanza è che è finita l'epoca, secondo me, finita l'epoca Letta e l'epoca, diciamo, dei governi del Presidente, e oggi nessuno vuole più andare a votare. Cioè questo governo Renzi ha tutte le condizioni, forse più che non il governo, la maggioranza che regge Renzi ha tutte le condizioni per andare avanti un altro bel po'. Se poi riuscirà a fare o a non fare, questo lo vedremo, ma il fatto appunto che sono tutti d'accordo, sembrano tutti d'accordo nel dire facciamo una legge elettorale che però poi non applichiamo, mi fa credere che le elezioni effettivamente nessuno le voglia più. A proposito di elezioni, c'è invece uno che le vuole, e le vuole sempre, anche perché non ha nient'altro da perdere, ed è Grillo. E su questo io ho ricevuto un tweet giusto ieri sera, dopo che la nostra chiacchierata appunto con i grillini, e insomma questo mi chiede, vabbè, ma è vero, perché tu avevi detto che Grillo è finito, te la sintetizzo, ma è davvero così? Questo io penso davvero che l'esaurimento della spinta propulsiva di Grillo c'è. Tanto c'è una testimonianza pratica di questo, il fatto che dopo le elezioni di febbraio, in cui Grillo ha preso il suo 23-24%, non si è più presentato alle elezioni che ci sono state successivamente, salvo quelle in Basilicata, e prendendo un risultato ben misero, forse anche in Friuli, con un risultato ancora peggiore. Dopodiché l'apertura di questa specie di caccia alle streghe dentro il suo movimento, con questo clima anche molto violento che si sta creando con i dissidenti, questo loro ripiegarsi solo sulle tematiche della democrazia interna, dei rimborsi, dei soldi, cioè il dibattito politico dentro in casa Grillo, diciamo, è molto molto immiserito, per cui io ho l'impressione davvero che questa rivoluzione in un solo server, perché poi è sempre, diciamo, in casa Casaleggio che tutto questo si svolge, non è che siano delle pratiche democratiche particolarmente brillanti, stia un po' venendo meno. Penso anche che questo accade perché l'arrivo di Matteo Renzi, indipendentemente da come finirà, diciamo, la sua avventura, ha scombussolato un po' le dinamiche classiche del sistema politico italiano, e di questo risentono molto anche i grillini. Perfetto. Si conclude qui la prima puntata della posta della politica. Scriveteci numerosi posta@ilrottamatore.it. Ogni martedì su questo sito e altrove sul web siamo a disposizione.